Sullo storico piroscafo Piemonte in navigazione sul Lago Maggiore, il Verbano incontra l'Ossola, o meglio i vini ossolani, che vengono raccontati da Edoardo Raspelli a una platea di addetti ai lavori su iniziativa del distretto turistico dei Laghi e delle Valli. Gli obiettivi sono principalmente di carattere promozionale. La Regione Piemonte oggi ci chiede in questo periodo dell'anno di raccontare, di promuovere i nostri vini e il nostro territorio. Lo facciamo in un modo assolutamente unico e straordinario a bordo di questo splendido natante, un natante storico tra i più belli d'Italia e sicuramente uno tra i più belli del mondo. E oggi, attraverso le bellezze del Lago Maggiore, su questo meraviglioso battello Piemonte, raccontiamo i vini ossolani con la presenza di illustri giornalisti, addetti lavori, enologi, e quindi oggi vogliamo portare la bellezza del Lago Maggiore in Ossola attraverso questo modo originale di raccontare il nostro territorio. Quanti sono gli addetti ai lavori? Parliamo di giornalisti e di blogger nazionali coinvolti. Sono circa una quarantina che hanno risposto al nostro appello. È un lavoro che è durato circa 2 mesi, un lavoro di ricerca accurato che oggi appunto ha portato qui a Stresa sul Lago Maggiore tutti questi professionisti che inizieranno a raccontare e a scrivere sulle loro testate giornalistiche, sul loro blog, che cosa sono e cosa stanno diventando i prestigiosi vini ossolani. Edoardo Raspelli nel Vicio dal 1987, lo abbiamo sentito, dal Bettelmatt ai ristoranti, oggi approdiamo ai vini. Qual è l'importanza di raccontare anche questi prodotti? Attraverso i vini si conoscono i ristoranti, si conoscono le storie dei eroiche dei produttori. Quando io sono arrivato in questo territorio abbastanza per caso, parlo del territorio montano, il Lago Maggiore lo conosco da quando ero bambino, quando sono arrivato qua c'era solo un produttore di vino che eroicamente utilizzava l'uva Nebbiolo per creare un suo primo vino in Valdossola. Poi è arrivato un secondo, adesso sono 7 magnifici 7 del vino solano. Perché? Perché sono storie di imprenditoria, storie di passione, storie di sacrifici e storie di chi vuol far conoscere le proprie buone bottiglie ancora di più di quello che sono conosciute oggi. È in occasioni come queste che riusciamo a far conoscere a livello nazionale, grazie alla presenza di molti giornalisti, la nostra produzione, che seppur limitata è secondo noi molto molto valida. Ecco, produzione limitata, ci dà qualche numero? Allora, in Ossola in generale si producono, dipende ovviamente dalle annate, ma circa 120.000 bottiglie all'anno di vini a denominazione d'origine. E gli ettari vitati sono valori sempre in continua evoluzione, perché ci sono anche molti nuovi impianti, eccetera. Siamo intorno ai 20 ettari vitati, sempre a denominazione d'origine.